cari telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo in centro storico, precisamente in via dei Tonsis 3, davanti alla chiesa di Santa Maria Nuova, per l'inaugurazione della sede elettorale della lista Civici Fano. Quanto è importante questa sede elettorale per Civici Fano? È una sede elettorale di Civici Fano che nasce da diversi anni con Civici Marche, che è il movimento civico fondato da Giacomo Rossi. Giacomo Rossi lo conosco bene perché è in consiglio regionale con me, ha fatto tante battaglie, sta portando avanti tante iniziative per il nostro territorio comunale e regionale. Ci sono tante donne e uomini che non hanno anche mai fatto politica, ma che hanno voglia di spendersi per cambiare la nostra città di Fano. Sono sicuro che daranno un contributo importante, perché il movimento civico è quello che appassiona di più e che ha a cuore le sorti della città di Fano, senza padri e padroni, come dicono loro. Quindi un grande in bocca al lupo a tutti i futuri candidati e candidate della lista Civici Fano. Sono sicuro che insieme faremo un grande risultato per migliorare la nostra città. Se vincerete, quale sarà il primo progetto per la città? Allora, di progetti ce ne saranno tanti, sicuramente una sistemazione del lungomare da nord a sud della nostra città di Fano sarà uno dei primi impegni che porteremo avanti con la nostra amministrazione comunale. Che cosa pensa della lista di Civici Fano, che ancora è in via di definizione? Oggi parte l'inaugurazione della sede elettorale, quindi sarà un momento di incontro con tante persone, associazioni della nostra città. Sono sicuro che metteranno insieme donne e uomini che potranno poi amministrare, quindi sedere in consiglio comunale, magari anche qualche assessore. Vedremo, perché l'importante, come sempre, sono i voti, le persone che sceglieranno Civici Fano, a cui io auguro un grande in bocca al lupo e di fare il meglio per loro, per me e per il futuro della nostra città. Oggi viene inaugurata la sede di Civici Fano. Sì, questa sede, che in verità è già attiva da tempo, questa sede del gruppo Civici Fano, che fa riferimento al nostro gruppo consignale, al nostro movimento Civici Marche, che è l'unico gruppo civico strutturato in tutta la regione Marche. Quali sono le funzioni di una sede? Sicuramente un punto di aggregazione, un punto di ascolto. In verità noi siamo abituati a inaugurare le nostre sedi al di fuori dei momenti elettorali, però qui abbiamo voluto con questa inaugurazione far conoscere appunto questo punto, che era già attivo da prima, e quindi è un luogo dove i cittadini fanesi possono conoscere meglio quelle che sono le nostre proposte elettorali e anche i nostri candidati. Quindi possono venire a chiedere ogni tipo di informazione riguardo la lista civica? Certo, le stesse informazioni che tra l'altro possono essere evinte anche dai social, ma che noi vogliamo in qualche maniera, con questo punto fisico, far conoscere anche di persona, perché ancora noi crediamo in una politica viso a viso, una politica vicina ai cittadini, dove le persone vengono ascoltate, dove vengono appunto elaborati insieme delle proposte, perché ci tengo a dire che questo è un movimento realmente democratico, un movimento che si basa su un tesseramento dove ogni tesserato dà il proprio contributo e dove proprio ogni tesserato appunto dà la propria idea anche di movimento, quindi c'è una vera e propria partecipazione. Con questa lista Civici Fano vogliamo dare una mano all'amico Luca Serfilippi, che io come consigliere regionale oramai conosco molto bene, perché appunto è un mio collega, anche presidente della terza commissione, una persona molto preparata, una persona molto decisa, e convintamente abbiamo voluto dargli il nostro sostegno. Quali sono gli orari di apertura della sede? In linea di massima il pomeriggio, soprattutto il tardo pomeriggio, perché qui è tutta gente che lavora. Noi siamo una vera lista civica, non ci sono politici, diciamo, tra parentesi, di professione, tranne il sottoscritto che fa il consigliere regionale adesso a tempo pieno, e quindi ognuno qui dà il proprio tempo libero
per poter ascoltare i cittadini e per poter elaborare insieme ai cittadini anche le proposte che poi faremo noi come Civici Marche alla coalizione, che saranno messe anche all'interno del programma elettorale di Luca Serfilippi. Obiettivo principale della vostra lista? Sicuramente portare in consiglio comunale le istanze più terra a terra dei cittadini, che però sono anche quelle che noi riteniamo le più importanti. Non parliamo di grandi discorsi, ma ci sono tante piccole cose che possono essere migliorate. Proprio questa è la funzione del movimento civico: fare da collante con la cittadinanza e la politica. Quindi noi ascoltiamo i cittadini, ascoltiamo le piccole problematiche che, come dicevo prima, per la gente possono anche risultare importanti, sono sicuramente importanti. Non facciamo grandi discorsi, non facciamo grandi promesse, ma siamo quella politica che tutti i giorni risponde al telefono H24 e cerca di risolvere i problemi seri e reali dei cittadini. Che cosa vi aspettate dai cittadini fanesi? Sicuramente un buon riscontro, anche perché abbiamo tanti candidati conosciuti qua in città, per liberi professionisti, commercianti, pensionati che hanno avuto comunque anche una professione abbastanza rilevante, cittadini comuni che quindi sapranno interpretare anche una volontà popolare. Ci aspettiamo quindi un buon risultato elettorale come lista Civici Fano, quel risultato che dovrà andare a, diciamo, impreziosire il risultato complessivo della coalizione di centrodestra e far vincere il nostro candidato Luca Serfilippi. Ci parli dei candidati della lista? Allora, i candidati della lista sono candidati del mondo del lavoro. Volutamente abbiamo scelto questo tipo di politica, di inserire all'interno della lista, come dovrebbe essere fatta una lista civica, di persone del mondo del lavoro. Non sono stati inseriti dei politici. Vogliamo creare entusiasmo dietro questa lista, soprattutto per cercare di cambiare, insomma, l'andamento, il trend negativo della città, perché è alla luce del sole come è stata gestita questa città negli ultimi anni. E speriamo di attirare i voti di quelle persone che in questi anni non vanno più a votare, non vanno più a votare perché sono stancati della politica, del mondo della politica, e quindi ci mettiamo in primo piano da questo punto di vista. Quali sono gli obiettivi del gruppo? Gli obiettivi soprattutto sono quelli economici, cercare di attirare degli investimenti da parte di imprenditori, di un'imprenditoria sana, perché siamo convinti che il cambiamento della città parta soprattutto da un cambiamento economico, e questo noi ne siamo fortemente convinti, e cercheremo di attirare proprio questi imprenditori, anche che vengono da fuori, per cercare di dare un impulso positivo all'economia della città. Qual è la filosofia di questa lista? Ecco, la filosofia di questa lista è che vuole riunire le persone della società civile. Lì praticamente noi non siamo in cerca di politici navigati oppure di gente che vuole vivere di politica o che fa politica per far carriera o per procurarsi un lavoro, ma persone che credono nell'impegno che ognuno di noi li metterà per rendere Fano più bella, più vivibile, più a misura d'uomo. Ha già avuto delle esperienze politiche? Sì, ho avuto esperienze politiche oltre 15 anni fa, però sono rimasto molto deluso, perché io, avendo fatto lì nella mia vita la libera professione ed essendo stato anche imprenditore, ho notato che nella maggior parte di queste persone manca la lealtà. La lealtà è una cosa importante, perché quando uno dice una cosa deve mantenerla, non deve buttare fumo negli occhi. Quali sono i vostri obiettivi a stretto giro? Beh, i nostri obiettivi sono quelli di completare delle cose che erano fattibili, che sono valide, che non sono state neanche completate, di solo iniziate, tanto per far vedere che si voleva fare qualcosa.